In Robos abbiamo una missione, quella di ridistribuire la manifattura nel mondo, creando centinaia di microfactories nel mondo per produrre in modo sostenibile. In Robos progettiamo e produciamo quelle che sono considerate le stampanti 3D più precise al mondo per i materiali più performanti. Oggi la nostra tecnologia è impiegata in più di 24 paesi, in industrie regolamentate come l'aerospazio, l'energia, l'automotive e il medicale. Oggi siamo in Leonardo, uno dei nostri stabilimenti qui a Bari. Qui creiamo la nostra tecnologia e sviluppiamo le prossime generazioni di stampanti 3D e materiali che vedranno la luce nei prossimi anni. Quando ho visto la prima stampante 3D tanti anni fa, mi si è acceso un fuoco. Ho visto in questa tecnologia la possibilità di creare componenti in un modo totalmente nuovo. E pensavo e penso ancora oggi che questa tecnologia possa cambiare non solo la produzione, ma l'intero mondo logistico. La tecnologia di stampa 3D Robos è considerata la più precisa al mondo e la più ripetibile. La nostra tecnologia produce dei componenti precisi fino a 10 micron. Pertanto garantiamo ai nostri clienti la produzione di componenti estremamente performanti nelle industrie più regolamentate al mondo e lo facciamo con scalabilità globale e una precisione unica. Le sfide della manifattura del futuro le vediamo già oggi. Dobbiamo ripensare al modello produttivo, logistico ed economico. Non è più sostenibile produrre grandi quantità di componenti lontano dal posto in cui questi componenti verranno poi utilizzati. Oggi più che mai è fondamentale ed urgente riportare a casa la produzione di componenti strategici per far sì che le economie nazionali possano essere completamente autonome e non dipendere da altri paesi. La sostenibilità finanziaria incontra la sostenibilità ambientale. In Robos oggi lavorano più di 100 persone. Abbiamo tantissimi ricercatori, scienziati, chimici, fisici, ingegneri meccanici. Abbiamo riportato delle grandi menti e dei grandi talenti per far qui innovazione. Questo è il valore delle menti e dei talenti che oggi qui in Puglia sta sviluppando il futuro della produzione industriale dei prossimi 100 anni.